Ciao Booklovers, eccoci giunti ad un altro book haul. Questa volta il mio bottino libroso comprende i nuovi libri che sono entrati nella mia libreria nei mesi di febbraio e marzo e siccome i libri che vi devo mostrare sono molti, direi di iniziare subito. Partiamo dai libri della casa editrice Adelphi con Zia Mem di Patrick Dennis. Di questo libro vi avevo già accennato in un mio video precedente sulla TBR primaverile, perché Zia Mem è un libro che voglio leggere più presto e che ho già messo in TBR. Si tratta di una commedia dai toni umoristici, di cui ho sempre sentito parlare benissimo e che mi ha incuriosita. Ma non vi dico altro perché spero di potervene parlare molto presto in un video wrap-up. Tito di Gormenghast di Mervyn Peake. Questo è un libro fantasy, primo libro di una trilogia di cui ho sentito parlare benissimo da molti lettori. Ovviamente, essendo una trilogia, prima ho acquistato il primo e vedrò com'è prima di acquistare gli altri. Comunque, mi è sembrato di capire che come tipo di fantasy è molto particolare perché non ha elementi tipici del fantasy. E questa peculiarità ammetto che mi ha incuriosita molto. Sembrerebbe infatti essere come genere più orientato sul gotico e ha, sempre da quanto ho capito, influenze surrealiste. Il mondo inquieto di Shakespeare di Neil MacGregor. Si tratta di un libro di non fiction che racconta di Shakespeare e dell'Inghilterra elisabettiana. Si tratta quindi di un saggio storico, le cui opere di Shakespeare vengono raccontate parallelamente alla storia dell'Inghilterra di Elisabetta I. Io ho preso di questo libro per la prima volta tramite Claudia, che si trova su Instagram con il nick Supersonic Books, e la saluto e la ringrazio per avermi dato questa idea di acquisto. Io non sono un'esperta di Shakespeare, anzi, però la mia sete di sapere è implacabile, e Claudia mi ha consigliato questo libro dicendo che poteva essere una buona rampa di lancio per conoscere meglio le opere di Shakespeare, anche se, come ha precisato, questo non è un vero e proprio saggio su Shakespeare, ma Shakespeare è un pretesto per parlare della storia inglese. Quindi devo dire che questo libro mi è sembrato davvero molto particolare e originale e mi ha incuriosita subito e ho deciso di acquistarlo. Mentre morivo di William Faulkner. Questo libro l'ho preso perché attratta dal titolo. Devo avere un'anima molto nera ultimamente perché più i titoli dei libri sono tristi, più sono tetri e più mi viene voglia di leggerli. Ma ovviamente non è l'unico motivo per cui ho acquistato questo libro. Il motivo principale è che di Faulkner non ho mai letto nulla e vorrei farlo, però la scelta del libro da cui partire ammetto che è stata fatta solo e soltanto a causa del titolo, perché mi ispirava maggiormente rispetto ad altri. Ada Wardore di Vladimir Nabokov. Questo è un libro che ho preso semplicemente perché voglio leggere qualcos'altro di quest'autore. Lo scorso anno avevo infatti letto Lolita per la prima volta ed è stata una lettura che ho amato, anche se in parte mi aspettavo uno stile di scrittura un po' diverso, però devo dire che Nabokov mi ha conquistata e quindi ho deciso di leggere altre sue opere. La mia scelta questa volta è ricaduta su questo libro ed è stata una scelta abbastanza casuale, perché non c'è stato nessuno che mi ha consigliato questo libro in particolare rispetto ad altri, ma ho comunque avuto il piacere di notare recensioni molto positive e mi sono incuriosita. E sempre di Nabokov, potevano mancare le sue lezioni di letteratura? In questo libro Nabokov, che è stato a lungo un professore di letteratura, dà lezioni su sette grandi opere classiche, che sono Mansfield Park di Jane Austen, Casa desolata di Charles Dickens, Madame Bovary di Flaubert, Lo strano caso del dottor Jekyll e di Mr. Hyde di Robert Louis Stevenson, Dalla parte di Swan di Marcel Proust, La metamorfosi di Franz Kafka e Ulisse di James Joyce. Io ho quindi deciso che queste sette opere contenute nel libro le voglio leggere tutte ad una e poi dopo averle lette voglio anche leggere di pari passo la lezione su di essa e sono davvero curiosa come lui saprà interpretare e dare insegnamenti su questi romanzi, perché comunque sono anche curiosa perché io nella vita non ho mai avuto dei veri professori di letteratura che insegnassero appunto la vera letteratura e perché la scuola che ho frequentato io era tutta incentrata su materie tecniche, quindi pochissime ore di italiano e di storia e tantissime ore di matematica, economia aziendale, scienze politiche, eccetera. E la cosa assolutamente paradossale è che invece io sono sempre stata attratta dalle materie umanistiche e quindi brava, hai fatto la scuola giusta per te. Adesso vi faccio vedere i miei nuovi ingressi della casa editrice Einaudi. Il primo libro è Casa desolata di Charles Dickens.
Questo libro è direttamente correlato al libro di prima, ovvero Lezioni di letteratura, perché questo è l'unico libro della lista dei sette classici che vi avevo menzionato prima che mi mancava. Mentre gli altri sei libri della lista li avevo già e alcuni li avevo anche già letti, Casa Desolata no, e quindi l'ho preso. Comunque in ogni caso a me Charles Dickens piace, quindi prima o poi questo libro lo avrei comprato lo stesso. Continuiamo con i libri Einaudi con Gli innamoramenti di Javier Marías. Di questo autore ne ho sentito parlare bene da tante persone e volevo leggere qualcosa di suo, però sono stata molto indecisa sulla scelta del primo libro da acquistare. La mia scelta è ricaduta su questo libro facendo un po' di testa mia, perché sono rimasta maggiormente attratta dalle tematiche di questo libro rispetto ad altri dello stesso autore. Questo libro affronta la tematica della perdita e dalla quarta di copertina c'è una frase in particolare che mi ha colpita, ve la leggo. Gli innamoramenti disegna una cartografia dell'amore e dei sentimenti in cui tutto ciò che crediamo di sapere sulla vita e sulla morte viene messo in dubbio e continua a tormentarci. Ebbene, direi che con una frase del genere questo libro si è aggiudicato la mia più totale attenzione e spero davvero che si rivelerà una scelta azzeccata. Americana, di Chimamanda Ngozi Adichie. Questo libro l'ho comprato fondamentalmente perché a marzo ho letto della stessa autrice Dovremmo essere tutti femministi, di cui vi parlerò prestissimo nel mio prossimo video wrap-up sulle letture di marzo. Sono rimasta incuriosita da questa autrice, dalle tematiche da lei trattate e dal suo essere femminista nella maniera giusta, nella quale dovremmo esserlo tutti. E Americana è un libro di cui avevo già sentito parlare in precedenza e so già che ha avuto molto successo e ha avuto anche molte critiche positive e ho quindi deciso di prenderlo. E proseguiamo con Quelli che meritano di essere uccisi di Peter Swanson. Altro titolo allegrissimo che non poteva mancare nella mia libreria. No, a parte gli scherzi, è vero che un titolo del genere è fantastico, soprattutto per i miei gusti letterari, ma il vero motivo per il quale ho preso in considerazione questo libro è che è stato caldamente consigliato da Silvia in un click su Instagram, altra bookstagrammer che seguo e che consiglio di seguire. Questo è un libro di genere thriller e Silvia lo scorso anno l'ho letto e l'ho messo addirittura al primissimo posto nella lista dei libri che ha preferito e quindi l'ho acquistato perché dai, ero troppo curiosa. Ma è sempre grazie a Silvia che ho acquistato anche Egli all'improvviso di Lisa Jewell, edito per Neri Pozza, libro di cui lei ha parlato molto bene in varie occasioni, mettendolo al secondo posto delle sue letture preferite dello scorso anno. Quindi anche questo libro non potevo non averlo. Tra l'altro di questo libro ve ne ho accennato nel mio scorso video, la TBR primaverile, perché l'ho messo in TBR e quindi ho intenzione di leggerlo a breve e quindi spero di potervene parlare presto. Ma ancora non è finita perché sempre Silvia mi ha dato l'input per acquistare anche L'occhio più azzurro di Toni Morrison, edito per Pickwick. Di questo libro ho sentito parlare per la prima volta lo scorso autunno, durante una puntata della serie TV Netflix Le terrificanti avventure di Sabrina. E proprio Silvia, in quel periodo, grazie proprio alla medesima serie TV, l'ho acquistato e recensito positivamente. E quindi io l'avevo messo in wishlist e adesso l'ho acquistato anch'io. Tra l'altro, Toni Morrison, autrice di cui non avevo sentito parlare prima dello scorso autunno, è stata vincitrice del premio Nobel per la letteratura nel 1993, quindi è davvero un peccato non aver mai letto nulla di suo. Passiamo ad un altro libro che ho acquistato sotto consiglio, Tigre Tigre di Margot Fragoso, edito per Mondadori. E questo libro l'ho comprato sotto consiglio di Monica, che troverete su Instagram con il nick Alive Full of Books. Lo scorso mese stavo leggendo Amabili Resti, di cui vi parlerò prestissimo nel mio prossimo wrap-up, e in un mio post su Instagram, nel quale comunicavo appunto di questa mia lettura dalle tematiche forti, lei mi ha consigliato questo libro perché parla anch'esso di tematiche forti. Non mi sono voluta addentrare troppo nella trama di questo libro, ma penso che parli di pedofilia e che sia una storia vera, raccontata dall'autrice stessa che è stata appunto vittima di questo genere di violenza. E siccome io sono fermamente convinta che i libri dalle tematiche forti siano letture necessarie, ho voluto comprarlo. Sempre sulla stessa brutta tematica della pedofilia, ma ripeto, tematica per me assolutamente necessaria nella letteratura, in quanto fa parte della nostra realtà e non la si può ignorare, ho acquistato anche questo libro, Nuvole di fango di Inge Schilperord, edito per Fazzi. Questo è un libro che avevo in wishlist già da un annetto, ma mi sono decisa soltanto adesso a comprarlo. E l'autrice è una psicologa forense e questo libro si tratta di un romanzo, non è quindi una storia vera, ma siccome l'autrice è un'esperta in psicologia umana, sono davvero curiosa di leggerlo. Poi passiamo ad altri libri che ho preso sotto consiglio di Bookstagrammer. Wolf, la ragazza che sfidò il destino di Ryan Grodin, edito per De Agostini.
Questo libro l'ho preso sotto consiglio di Jessica, che troverete su Instagram con il nick Libri e Cactus, ma che troverete anche qui su YouTube sul canale Cactus Mind. Wolf in realtà è una duologia, ma per il momento io ho acquistato soltanto il primo libro e come genere può essere messo nel calderone dei distopici. Ma più in particolare è un romanzo cronistico, ovvero è un romanzo storico alternativo, in cui succedono fatti storici, ma non realmente accaduti, ma che sarebbero stati possibili se gli avvenimenti storici del passato avessero avuto un esito finale diverso. Quindi al suo interno vi è della fantapolitica e come genere devo dire che mi ispira moltissimo, perché io amo i distopici, amo la fantapolitica e amo la storia alternativa e inoltre Jessica lo ha recensito molto positivamente e quindi niente, eccolo qui. Altro libro preso sotto consiglio. Il titolo principale è scritto come una targa automobilistica, ma si legge Nosferatu e il sottotitolo è Ritorno a Christmas Land di Joe Hill, edito per Sperling & Kapfer. Questo libro me l'ha consigliato Francesca, che potrete trovare su Instagram con il nick Sca13. Si tratta di un libro horror e come lei stessa mi aveva consigliato è da leggere preferibilmente durante il periodo natalizio, perché questo libro parla di un Natale infinito, un Natale a tinte horror ovviamente. Sono davvero curiosissima di leggerlo perché come premessa mi piace moltissimo, ma attenderò di leggerlo il prossimo Natale. Io l'ho acquistato adesso e mi sono portata molto avanti perché avrei potuto acquistarlo tranquillamente più in là. Però la verità è che l'ho trovato in offerta speciale, quindi non potevo non acquistarlo. Comunque lo metterò nella mia libreria e aspetterò di leggerlo il prossimo dicembre. Adesso gli acquisti sono terminati e passiamo ai libri ricevuti tramite Bookmooch. L'illusione della verità di Wendy Walker, edito da Nord. Questo libro era nella mia wishlist ed è un suspense thriller di cui ho sentito parlare molto bene, soprattutto da Francesca, sempre lei, che lo aveva recensito sul suo blog, La termodinamica dei libri, e che con la sua recensione mi aveva davvero incuriosita. Quando ho visto questo libro su Bookmoose sono stata contentissima di avere l'opportunità di riceverlo gratuitamente e non ho esitato un secondo. Poi ho ricevuto anche La morte avrà i tuoi occhi di Josh Malerman, edito per PM. Questo è un romanzo ambientato in un futuro post-apocalittico e da questo libro è stato tratto il film Bird Box, un film prodotto nel 2018 dove recita come attrice protagonista Sandra Bullock e che recentemente è stato distribuito da Netflix. Devo dire che il film non so se mi ispira, probabilmente dopo aver letto il libro lo guarderò, però così a pelle mi sapeva tanto di Americanata, ma spero di sbagliarmi. Il libro invece mi ispira decisamente di più e sono curiosissima di leggerlo. Il capitale umano di Steven Amidon, edito per Mondadori. Si tratta di un romanzo contemporaneo di genere drammatico. Non mi sono voluta addentrare molto all'interno della trama per non rovinarmi la sorpresa, ma questo libro mi ha incuriosita perché viene definito come un moderno Grande Gatsby. Forse come paragone è un tantino azzardato, direi, e io non mi aspetto di certo un degno sostituto del Grande Gatsby, ma certamente questa definizione ha catturato la mia attenzione. Da questo libro è stato tratto nel 2013 un film italiano con regia di Paolo Virzì. Il film è liberamente tratto da questo libro, ma non è uguale identico. Basti pensare che il libro è ambientato negli Stati Uniti, mentre il film è ambientato in Italia. Però soltanto il fatto che questo libro è stato preso come spunto mi fa ben sperare che sia un buon libro. Io Robot di Isaac Asimov, edito per Mondadori. Questa è una famosa antologia di racconti fantascientifici sui robot, pubblicata per la prima volta nel 1950. Questo libro è decisamente un pilastro della letteratura sulla robotica e grazie a questo libro hanno tratto ispirazione moltissime opere successive. Nel 2004 è stato anche prodotto un film con il medesimo titolo che si ispira a questo libro, anche se la storia all'interno del film è stata liberamente reinterpretata. Io all'epoca il film l'avevo visto e mi era piaciuto, però non avevo letto questo libro, come del resto non ho letto nessun libro di questo autore. Asimov lo conosco molto bene di fama, ma adesso è anche arrivato il momento di leggerlo e vorrei iniziare da qui. E infine ho ricevuto La moglie dell'attore di Anne Tyler, edito per Guanda. La Tyler è un'autrice americana che ho già letto e che mi piace molto. Ho letto vari suoi libri, rimanendone sempre soddisfatta. La Tyler ha una bibliografia molto vasta e quindi non è facile districarsi tra tutte le sue pubblicazioni. Però devo dire che quando mi capita un suo libro che ancora non ho letto, lo prendo praticamente a scatola chiusa perché solitamente i libri della Tyler non mi deludono. I suoi romanzi io li reputo abbastanza leggeri come stile di scrittura, sono romanzi che si leggono con facilità, però devo dire che la Tyler riesce sempre a intavolare personaggi particolari e interessanti spunti di riflessione.
Ci tenevo infine a dire che questi due libri me li ha mandati tramite Bookmuch Martina, che su Instagram è Martina's Books. E questa cosa io l'ho scoperta soltanto dopo che i libri mi sono arrivati, perché al loro interno c'era un bigliettino dove c'era indicato il suo nick di Instagram. E io e lei, tra l'altro, su Instagram ci seguivamo già. E come anche gli altri nick precedentemente menzionati, vi consiglio anche il suo profilo perché merita. Ciao Martina! E con questo è tutto, il mio book haul è terminato, spero che vi sia piaciuto. Io vi auguro buone letture e ci vediamo presto con altri video librosi. A presto e al prossimo video. Ciao ciao!